Mario Bortolacci, raggiungerti è difficile. Eri silenzioso quando giocavi, sei silenzioso anche adesso. Mi racconti il campionato 21-22 italiano. Cosa c'è di nuovo? Poco, niente, diciamo. Per me, se una cosa che più mi balza all'occhio così è la riconferma dell'Inter, anche se ultimamente ha perso in corso, il Milan che sta continuando a progredire e il Napoli Spalletti che è una squadra che sta così un po' sorprendendo. Forse sono queste le cose che possono così risaltare di più. E una squadra che a me piace per come gioca, per le preparazioni che ha delle partite, è la Fiorentina, ecco. Forse è la sorpresa insieme al Verona di questo campionato. Per quanto riguarda invece le zone basse, purtroppo abbiamo inguaiato il Genoa, cosa che probabilmente all'inizio dell'anno non era prevedibile. Ecco, la domanda è semplice: nel tuo ruolo sei stato unico, insieme a tanti altri che giocavano in Corona. C'è qualcuno adesso pronto per gli italiani a poter giocare nella maniera che giocavi tu, nella maniera che dopo ha giocato Milanetto e nella maniera che hanno giocato altri centrocampisti famosi? Ma io a livello di giocatori italiani non ne vedo. Ho visto giocare Rovella, che non mi dispiace, e qualcuno che l'ha allenato prima mi dice che lui nasce come play, quindi per la tecnica che ha, la personalità che ha di voler sempre la palla, potrebbe essere così un possibile play davanti alla difesa. Vediamo che in nazionale siamo costretti ad andare a prendere, con tutto rispetto che a me piace come giocatore, Jorginho, che non è un italiano. Quindi è un ruolo effettivamente che in Italia non viene rappresentato bene. Io sono convinto che tu in questo calcio, un formicotone, con tutti che giocano molto senza la palla, specialmente in questo Genoa, giocanti senza la palla, tu eri il play del... Perché non ci pensavi? Ma sai... Camminavi poco, così, ma non ci pensavi, perché il pallone subito di prima riuscivi a metterlo dove volevi. Ah, sai, sono anche un po' delle doti naturali che poi vanno allenate, chiaramente vanno sollecitate in continuazione. Sicuramente è un ruolo che non, negli anni successivi agli anni 90 è stato un po' dimenticato, perché si giocava molto con i due mediani davanti alla difesa e poco con il play. Poi col passare degli anni si è tornati a questa figura, abbiamo avuto l'interprete massimo che è stato Pirlo nel ruolo, però vedo che ancora si fa fatica a trovare, soprattutto in Italia, giocatori di questo, diciamo, con queste caratteristiche. Lo ricordi quel gol da centrocampo a Reggio Emilia? Quello è stato entrato nella rosa, perché dopo ci ha fatto Maradona, ha fatto gli altri, ha fatto qualche altro, anche visto era veramente in un momento da capo, come ieri sera, e quello al centrocampo, e mi sembra che sia stata la svolta di quel campionato per andarsi a salvare. Sapevo di avere, insomma, questa caratteristica, che non mi sottraevo alla responsabilità di provarsi, e più una volta è andata bene, quindi insomma sono contento di aver regalato qualche gioia. In quella partita dell'Anfibolli c'erano tutti questi inglesi, tutti questi fisiconi, ma te non ti sei mai scansato? Perché se Aguilera ha fatto gol, Ragni ha fatto il cross, Vuoto ha fatto il cross, Brani ha parato, tu l'hai in mezzo? No, ma eravamo tutti, ognuno nel proprio ruolo,
fatto quello che doveva fare, chi doveva tamponare, chi doveva rilanciare, chi doveva crossare. Eravamo una squadra per questo, perché ognuno lavorava per l'altro in sintonia, ed è stata questa un po' la nostra forza. Mi sembra strano che nel campionato italiano uno come Dori non trova lo spazio in questo campionato italiano, perché siete maestri di calcio. Ah, più che io Donadoni, perché è lui che diciamo è sempre stato per me il padrone, nel senso lui ha sempre fatto il primo, io sono stato sempre un suo collaboratore e quindi non lo so, è cambiato molto da questo punto di vista anche per gli allenatori. La meritocrazia esiste poco, esiste più avere la conoscenza giusta, avere il procuratore giusto, avere l'agente giusto, però insomma spero che prima o dopo si ricordino ancora di Donadoni. Grazie molto, grazie, è stato un piacere. Grazie. L'ho detto prima in segreto, tutte le volte che ti vedo.